di qui, lì. Sì, ma mi secondo me qualcuno... La signora Alida ci indica il punto da dove è partito l'incendio di Massarosa. Siamo in via di Chiatri, nella frazione di Bozzano. Una strada stretta in salita, sotto i piloni dell'autostrada. È qua che nelle scorse ore la task force romana dei carabinieri forestali ha concentrato le ricerche sugli inneschi, dichiarando inequivocabile la mano dell'uomo. Sì, quello da sé non può prendere, da sé. Qua vedete alle mie spalle la zona messa sotto sequestro dai carabinieri forestali, dove sono stati trovati i 5 inneschi. Speriamo che ci rimanga dentro la prossima volta. Io glielo auguro, per tutto quello che ha fatto. Qualcuno ha testimoniato, dice, c'erano in giro delle persone la sera, ha visto nessuno che non era di zona. Non lo so, veramente. Avevate visto qualcuno girare? Non nessuno, ma è impossibile che non sia doloso. Cioè, dice che è stato un ometto, chi è stato dei ragazzi, chi è stato... Dopo 3 giorni e 4 notti, il grande incendio sembra domato. 860 gli ettari di bosco andati in fumo tra i comuni di Massarosa, Camaiore e Lucca, con 13 frazioni coinvolte. Primi bilanci, allora, la frazione più colpita? La frazione più colpita è sicuramente quella di Pieve Elici e di Montigiano, dove le fiamme si sono spinte vicino, molto vicino alle case, alcune sono state lambite. E su tutte le colline sono state circa 1000 le persone che in qualche modo, anche per una sola notte, hanno dovuto abbandonare la loro abitazione. Noi abbiamo seguito il loro rientro in casa. Dalla paura, perché avevamo le fiamme dietro casa. Tanta cenere. Tanta cenere, sì. Chi se l'aspettava? Io una fase di così non l'ho mai vista. Mamma. È passata la paura, c'è chi rientrando in casa parla di malgestione dei terreni agricoli. E anche l'abbandono del territorio, dell'agricoltura, di tutti gli oliveti che c'erano, che erano tutti abbandonati, e quindi di conseguenza anche il fuoco fa da padrone. E adesso è tutto abbandonato. Oggigiorno Nanzi è il progresso di crescere diminuisce. Un'istanza messa in evidenza anche dalla consigliera regionale della Lega, Elisa Montemagni, originaria proprio di Massarosa. Di trovare una modalità per tenere pulito il territorio, per cui credo che ci sia molto da lavorare. Ho parlato anche stamani con l'assessore Monni, perché credo che l'ambiente debba essere tutelato. Tutelarlo significa non abbandonarlo, ma cercare di gestirlo e di curarlo al meglio.